Non siamo nelle pianure del Tennessee, ma siamo a Firenze in compagnia di Mario Evangelista, l'anima, possiamo dire, dei Peach Torch, che sono formati anche da Danilo Gallo e Marco Biagiotti. Peach Torch, come abbiamo già raccontato più volte, l'unione fra il diapason e una fiaccola, quindi una musica che vuole portare una luce in questo mondo così meschino, non so. Beh, non è solo il mondo essere meschino, nel senso che non è solo quello, diciamo, la musica è comunque il riferimento, secondo me, ovviamente per me, da seguire. Comunque la musica ti aiuta sempre a trovare una strada. Ed è gioia e dolore, mi verrebbe da dire, in questi tempi, però diciamo la parte della gioia è nettamente superiore, quindi la musica come guida, ecco perché è una fiaccola. E la luce torna anche nel titolo del vostro secondo album, I Can See the Light From Here, cioè posso vedere la luce da qui, che parte fra l'altro con due bombette, perché parte con due pezzi, vuoi dirceli te? Sì, sono Sometimes, il primo pezzo, e Jack of All Trades, il secondo, che è uscito come primo singolo. Sono due pezzi proprio partite proprio, diciamo, col ritmo, anche se poi questo ritmo cambia durante il disco. Sì, allora, il disco è, devo dire, più vario del precedente, però ha una differenza sostanziale col precedente. Peach Torch, il primo capitolo, l'album omonimo, era un disco che si faceva delle domande senza trovare troppe soluzioni, va bene? Era un disco che comunque, insomma, rifletteva su alcune criticità, va bene? Mentre invece I Can See the Light From Here è un disco decisamente più positivo, che non è detto che abbia trovato delle soluzioni per tutto questo disco, però almeno c'è una certa accettazione e, per la prima volta, diciamo, nella mia scrittura, anche una certa ironia su determinate cose. Ora, mentre Sometimes è la storia, diciamo, di un incontro di due persone che si trovano per la prima volta e si scoprono, insomma, attratte l'uno dall'altra, Jack of All Trades sostanzialmente viene dal detto inglese, Jack of All Trades vuol dire sei maestro un po' di tutto, no? Sei l'asso che sa fare un po' tutto. Detto inglese dice poi Master of None, cioè sai fare tutto e niente. Nel pezzo invece si dice sei proprio maestro di tutto. È un po' la condizione del musicista di oggi, che deve fare la promo, deve fare il video, perché poi non c'è il budget, allora faccio pure il grafico, e allora faccio il booking, allora scrivo i pezzi, taglio affetto, grattugio e sminuzzo. Quindi è un pezzo su questo, cioè sul do it yourself, su fatelo da solo, se no non te lo fanno. Hai detto bene, il vostro disco, questo disco è molto positivo, è uno dei pochi, devo dire, che dopo la pandemia sono così positivi. Ci sono, ma non sono tanti, perché gli anni della pandemia hanno portato a riflettere molto e spesso le riflessioni non sono state proprio così positive come le vostre. E francamente non so perché mi è venuto fuori un disco positivo, lo dico sinceramente. No, perché ci sono anche diverse riflessioni che ognuno di noi porta avanti. Poi ci si cerca di fare delle domande e dire ma veramente voglio scrivere sempre su un disagio, una perplessità, una contrarietà. Alla fine la musica è comunicazione. Comunque hai un certo tipo di ruolo. Cioè le persone si aspettano qualcosa da te. E non per ultimo anche, cioè, dargli una lucetta. Ora non voglio dire una luce, che mi sembra eccessivo. Un faro. Un faro, ma non che noi siamo necessariamente il faro. Oddio, per me è così, nel senso che la musica per me è così. Amene. Quindi c'è anche la voglia di andare avanti e scrivere cose più positive, tanto di negative se ne sono sempre scrivono con la pala, quindi ok. Senti, per contraddire tutto questo parliamo di Ask the Dust, che è il secondo singolo, è il pezzo un po' più malinconico forse del disco, uno dei più belli secondo me. Come mai questo titolo alla John Fant? E beh, perché il pezzo è proprio dedicato a Ask the Dust, a Chiedi alla Polvere di John Fant, e il testo parla proprio di quello, sono le prime scene del libro in cui lui, Arturo Bandini, povero in canna, cioè c'ha la signora che gli bussa alla stanza del motel per l'affitto, c'è lui che cerca di chiedere i soldi alla madre per riuscire a stampare questo racconto che in italiano viene chiamato Il Cagnolino Ride, di cui poi non leggeremo mai niente. E è un po' anche la situazione del musicista di cui mi parlavi prima, no? Esatto, infatti sotto pseudonimo, diciamo, sotto insomma mentite spoglie, alla fine la situazione del musicista è sempre lì. Poi sono appassionato di Fante da sempre
e ho scritto il pezzo dedicandolo anche dal, insomma, non solo a lui, ma pensando a Joachim Kuder, il percussionista, figlio di Ray Kuder, che ho visto insomma suonare insomma col padre, ma che ha anche pubblicato dei dischi come produttore e come musicista a suo nome, che suona l'ambira e questi e altri metallofoni africani molto particolari che lui filtra attraverso degli effetti. Avevo scritto il pezzo pensando a lui e l'ho contattato miliardi di volte senza mai arrendermi e lui mi ha detto, beh, il pezzo su John Fante certo che te lo suono, perché io ho un solo tatuaggio sul mio corpo e c'ha scritto Bandini sul polso, che è il nome del protagonista, e mi ha detto, bellissimo questo pezzo, sì, facciamolo. Vabbè, bellissima questa storia che fra l'altro è uno scoop di In Toscana, possiamo dirlo. Sì, questa non l'ho mai raccontata, almeno agli amici sì, ma questa è la prima volta che la racconto ufficialmente. Beh, bellissimo. E, è un disco fra l'altro che a differenza del precedente, almeno io ci ho sentito anche molto più jazz, quasi un'improvvisazione in alcuni pezzi o comunque che siano nati così. Sì, è esattamente così, perché in questo disco siamo stati più assieme, abbiamo lavorato di più insieme, ognuno ha portato in maniera ancora più libera tutte le sue influenze, va bene, nonostante i brani siano scritti da me. Quindi c'è una parte new wave, ma anche di libera improvvisazione, che può essere Danilo Gallo o anche io, c'è una parte più beatlesiana o più diciamo vintage, che può essere Marco, c'è una parte del rock più classico di un certo tipo di sonorità post rock, folk, insomma inglese, che sono io. Tutte queste cose danno insomma alla fine il progetto. Nonostante questo, sembra riconoscibile questo gruppo, nonostante questi miriadi di influenze. Senti, so che le date dei Pitch Torch sono ancora in via di definizione, d'altra parte it's a long way to the top if you wanna rock and roll, quindi non è mai facile. E io vorrei che tu ci facessi proprio un appello a chi ha dei locali, che renda o chi magari ha degli spazi che può mettere a disposizione, perché è difficile trovare da suonare, diciamolo. Sì, è quasi impossibile. E tra l'altro la quantità di spazi che puoi trovare è inversamente proporzionale all'originalità della proposta. E questo in questo diciamolo paese, proprio diciamolo, plateale. Diciamolo, quindi aiutateci. Aiutate. No, è difficile, è veramente molto difficile per questioni ovviamente economiche, lo possiamo immaginare. Per questioni logistiche che vanno dalla grandezza o meglio piccolezza degli spazi a, in questa città, anche rumore, troppo volume, poco volume, pochi spazi, insomma è un problema. Comunque noi non mordiamo, non facciamo male a nessuno. Pulite dopo? Non sporchiamo. Volendo. Non sporchiamo. Va bene, allora ragazzi, insomma, allora Mario, in bocca al lupo e speriamo di venire prestissimo a sentir suonare i Pitch Torch. Avrete nostre notizie, grazie. Yeah.